Questo è soltanto il primo step, perché chiaramente dopo aver portato a casa il risultato a livello personale, il punto è, va bene, ma noi abbiamo dei business, il semplice fatto di essere andati via dall'Italia non vuol dire che li dobbiamo chiudere. In qualche modo non ci basta il patrimonio che abbiamo accumulato, ma ci converrebbe, secondo me, continuare a fare business. E allora, la prima giurisdizione che hanno preso in considerazione, che comunque devo dire 4-5 anni fa era obiettivamente una delle più utilizzate, era quella dell'isola di Hong Kong. L'isola di Hong Kong, di cui chiaramente penso tutti abbiate sentito parlare, insomma, per forza di cose, soprattutto se, come dire, frequentate un po' il web, sapete che Hong Kong rispetto al Delaware, eccetera, eccetera, sono tra le giurisdizioni più chiacchierate. Il problema con Hong Kong, era che, come forse la maggior parte di voi saprà, nel 1997 la Gran Bretagna, Hong Kong apparteneva alla Gran Bretagna, stringe un patto con la Repubblica Popolare Cinese. E gli dice: guarda, Hong Kong, prenditela tu, a me non interessa, però mi devi promettere che per 50 anni, Hong Kong fa parte del Commonwealth britannico, che per 50 anni li lasci liberi di fare la loro politica economica, la loro politica monetaria e non ti occupi di affari con l'estero. In realtà i nostri amici comunisti, al di là del credo politico, per carità di Dio, hanno cambiato le carte in tavola, quindi nell'arco anche soltanto di pochi anni. Antonio, ciao, piacere. Nell'arco di pochi anni la storia di Hong Kong è cambiata, quindi si sono resi conto che in realtà utilizzare Hong Kong come società di trading non era la cosa più intelligente da fare, perché ci sarebbero stati problemi col conto corrente, perché ci sarebbero stati problemi con i sistemi di pagamento online, loro si occupavano anche di business online, perché ci sarebbero stati problemi anche a livello di blacklist, eccetera, eccetera. E quindi decidono, invece capiscono che Hong Kong può essere invece la chiave, la soluzione migliore per, come società holding. La holding che cos'è? È semplicemente una società che fa da schermo tra le attività di trading, le attività commerciali, quelle diciamo che fanno di front-end nei confronti dei consumatori finali e che dividono il mercato del consumatore finale dal mercato dalla giurisdizione del professionista. Ora, il fatto di separare, di inserire, come dire, una giurisdizione, comunque delle holding, delle subholding, tra la persona fisica e i suoi business è una cosa sempre e comunque assolutamente consigliata. Allora, quindi il punto qual è? Quindi, come dire, una giurisdizione non per forza può andare bene per una cosa, ma può andarne bene per un'altra, ok? E allora capiscono che ad ogni tipo di business deve corrispondere un tipo di società diversa, che è esattamente poi tra l'altro quello che fanno le grosse multinazionali. Ma il punto è: perché scelgo Malta allora in combinazione con Hong Kong? Perché se mi occupo di commercio saprò che Malta in combinazione con Hong Kong mi porta la pressione fiscale al 5%. Perché so che Malta è l'unico paese al mondo che appartiene contemporaneamente sia all'Unione Europea e sia al Commonwealth britannico. Questo fa di Malta uno o l'unico paese al mondo con il maggior numero di trattati commerciali. Quindi se io mi occupo di commercio internazionale mi verrà comodo non pagare dazi e soprattutto mi verrà comodo da Malta avere un accesso diretto al mercato inglese. Malta ha, infatti, come dire, facendo parte, essendo un'ex colonia britannica, facendo ancora parte del Commonwealth, ha un accesso diretto a Londra. Avere accesso diretto a Londra significa avere accesso diretto ai paradisi fiscali tradizionali, quelli che volgarmente, comunemente chiamiamo, che tutti noi conosciamo come paradisi fiscali, dove volgarmente ovviamente non si pagano tasse, ma c'è molto di più. Tant'è che se qualcuno di voi vi è già capitato di finire sull'isola di Malta e parlare con qualche consulente, la prima cosa che vi fanno appena sbarcano sull'isola di Malta è proporvi una holding alle BVI. Quindi vi dicono: sì, aprite la trading a Malta, ma metteteci una holding alle British Virgin Islands. Questo perché il rapporto che ha Londra, che ha Malta tramite Londra ai paradisi fiscali è qualcosa che ha soltanto Londra, che ha soltanto Malta e qualche altra giurisdizione che fa parte del Commonwealth britannico, ed è una cosa che chiaramente viene a nostro favore. Questo che cosa vuol dire? Che ogni qualvolta che svolgo un determinato tipo di commercio devo guardare a quello che, secondo la teoria cosiddetta dei cluster, che è quella che riportiamo poi alla fine sulla nostra cartina, ogni paese può darmi in più, ok? Quindi se io mi occupo per esempio di gaming online, se io mi occupo di cryptocurrency, non so quanti di voi sono attivi o hanno mai tradato in cryptocurrency, perfetto. Allora saprò perfettamente, o dovrei sapere perfettamente, che l'isola, il posto, la giurisdizione che fa per me è Malta, perché
quando io vado a sfruttare una giurisdizione che è tarata su quella determinata tipologia di business, io troverò una normativa tendenzialmente di favore, come nel caso delle cryptocurrency, ma soprattutto troverò una normativa, io non so se vi ricordate il casino che è successo nel momento, diciamo, nel passaggio in cui nessun paese era giuridicamente preparato ad accogliere le cryptocurrency. Non si è capito più niente. Malta è stata la prima che in qualche modo ha risolto, approcciato il problema, e oggi una tassazione delle cryptocurrency rientra tra quelle ordinarie del 5%. Ma il punto quindi qual è? È che se io mi occupo di gaming online, guarderò Malta. Se io mi occupo di turismo dentale e ho bisogno di aprirmi una clinica dentistica, probabilmente guarderò alla Moldavia. Se io ho bisogno di sviluppatori, chi mi produce e mi implementa software, molto probabilmente guarderò alla Romania, alla Polonia, all'Ucraina. Se ho bisogno di se ho bisogno invece di delocalizzare, che è un altro grande tema sul piatto di oggi, e quindi ho bisogno di spostare la produzione perché il costo del lavoro evidentemente in Italia è troppo elevato, guarderò alla Romania. Tant'è che nella Timisoara, a due passi dal Triveneto, esiste una vera e propria comunità di italiani, praticamente la chiamano Little Italy. Quindi il punto è a ciascuno il suo. Alla fine della fiera, quello che mi interessa è capire che le possibilità lì fuori sono numerose, ma soprattutto chiaramente devono essere conosciute.